vediamo dei nomi, probabilmente sono i nomi delle persone che hanno aiutato a costruire questa struttura e probabilmente anche le altre strutture che sono presenti qui al Parco dei Tarocchi. Bello, no? Un bel tributo anche a chi ha collaborato con fatica sicuramente a produrre tutto questo. Grande Niki di San Falla. Ecco, stiamo salendo sul castello. Questo è il pavimento sopra al castello. Siamo dentro al raggio, vedete, quella è la punta lassù e qua è tutto ricoverato di sé. Ecco, questi sono alcuni dettagli della torre. Vedete, tornano le mani, le maschere. Di fronte a noi una poppa. Questo è il posto ideale al quale venire sia con amici che con i figli. È un parco per famiglie, molto bello. C'è tanta gente oggi, tutti si stanno divertendo molto. Quindi, ecco, qui adesso sto entrando dentro. La donna che mi ricorda la moglie di Gigrobo. E qui c'è la donna dalle mega poppe. La ricorda tanto la ragazza di Gigrobo d'acciaio. La ricordate? Gli si staccavano le poppe e diventavano rotanti. Non lo so. Straordinario. Eccoci qua. Siamo all'interno della donna Gigrobo. Guardate che meraviglia, tutto specchiato. Andate qui, questa seduta tutta specchiata, anche una presa per la corrente. Poi c'è questo. Fantastico. Adesso usciamo fuori e andiamo a vedere qualcos'altro. Qua ho visto una statua, volevo andarla a vedere. Ci sto dirigendo. Questo dedalo di stradine, io c'è il sole dietro le mie spalle, non vedrete nulla. Eccoci qua, stiamo per arrivare all'altra statua. Ecco, questa è l'altra torre, in cima c'era, prima non l'avevo notata, quella struttura meccanica, sorta di puleggia che ruota. Emma, vieni, non ce la fa specchiato tipo di dentro? Qui, altri spicchi di specchi. Ecco
eccoci, non ve la faccio vedere. Sono un uomo e una donna. Ecco, ecco l'uomo e la donna che fanno un picnic, brindano. Lei è molto procace, eh? Procace. Altra donna. Nerboluta. Con ali. E asimmetria scenica. La fontana. Qui invece abbiamo il drago. Sono un po' controluce, quindi potrebbe essere. Qui c'è invece il corpo di donna, molto bello il drago, tutti questi riflessi. Cerchiamo di fare la ripresa un po' più da vicino, meraviglioso. Ora qui ci sono io, dietro c'è il drago, come vedete, minacciosissimo. Adesso ci incammineremo qua. Magari sarà un po' sgranato, perché non è che la risoluzione del tablet sia delle migliori. Guardate che cielo, che c'è oggi qua a Capalbi. E questa vedi una mano lassù in cima e saluta tutti gli avventori.